Scenari di integrazione creativa, un'iniziativa innovativa e inclusiva, ha preso vita in provincia di Cosenza grazie al progetto finanziato dalla Regione Calabria, Dipartimento Istruzione e Formazione, in collaborazione con il Dipartimento per le Politiche Giovanili della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'obiettivo è quello di promuovere l'inclusione di adolescenti migranti non accompagnati e giovani talenti attraverso l'arte scenica e gli incontri artistici, potenti veicoli per costruire ponti culturali, favorire la comprensione reciproca e superare le barriere culturali e linguistiche. Siamo in compagnia del direttore artistico dell'associazione Porta Cenere, Mario Massaro. Perché avete scelto di presentare L'Attesa proprio durante la Giornata Mondiale del Rifugiato? Qual è l'importanza di celebrare questa giornata attraverso l'arte e la cultura? Beh, non c'era occasione migliore se non quella della Giornata Mondiale del Rifugiato per presentare questo spettacolo. È una piccola performance che noi abbiamo preparato con degli incontri grazie a questo progetto regionale sulle politiche giovanili e che ci ha permesso di incontrare i ragazzi in una scuola prima, allo Spirito Santo di Cosenza, e poi in un vero e proprio teatro. Il teatro è un veicolo importantissimo sia di comunicazione anche per veicolare dei messaggi importanti. Noi siamo partiti da un testo che è l'Odissea, che racconta di un viaggio epico ed è molto metaforico. Questi ragazzi invece un viaggio epico lo affrontano davvero, e quindi ci piaceva insomma partire da questo senso del viaggio che da Omero ci riporta ai giorni nostri. Siamo in compagnia di Cettina Sant'Angelo, responsabile del Centri SAI del Delfino di Mendicino Minori e di Pignano Minori. Parliamo delle iniziative promosse in occasione della Giornata Mondiale del Rifugiato. Sì, come ogni anno il Delfino promuove una serie di attività che vanno nella direzione di celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato nei centri e nei comuni dove noi siamo presenti: Mendicino, ma di Pignano, di Celico, di Casali del Mango, di Domanico, dove insistono i nostri centri di accoglienza. È un'occasione per sensibilizzare quante più persone al tema dell'accoglienza, all'importanza dell'accoglienza, ma anche dell'inclusione sociale. E in particolare quest'anno, in occasione appunto della Giornata Mondiale del Rifugiato che celebreremo a Di Pignano, ci sarà l'occasione di mettere in scena appunto questo spettacolo, che è l'esito di questo laboratorio teatrale molto bello che rende più stretta la collaborazione con l'associazione Porta Cenere, una collaborazione che ormai con il Delfino dura da tanti anni. Siamo in compagnia dell'attrice Elisa Ianni Palarchio dell'associazione Porta Cenere. L'associazione ha già realizzato altri progetti con giovani migranti come protagonisti, come Non far ridere. Cosa hanno imparato da queste esperienze? Beh, hanno imparato moltissimo, credo. Abbiano imparato soprattutto un po' l'ABC della recitazione, che ti inquadra e ti rimette un po' in sesto, ti mette in contatto con te stesso, col tuo corpo, con le tue possibilità, con la tua vocalità. Lo dico perché anche in quest'ultimo progetto io ho fatto una parte un po' del coach, sia di recitazione che vocale, e quindi sono tutte cose che sono delle piccole sfide che, quando vengono superate, vengono approcciate anche per la prima volta, ti rendono più sicuro di te e sono una parte importante del nostro lavoro, ed è bello anche riuscire a trasmettere queste sensazioni, no? Quello di superare i propri limiti e vedere un po' che cosa succede. Ulisse è nessuno! Qual è stato il momento più significativo? Ah beh, ogni giorno, lo so, sembra una risposta un po' scontata, però ogni giorno noi facciamo un passo importante tutti quanti assieme. I momenti significativi sono quelli che ci fanno star bene, che ci fanno ridere, che ci uniscono, però sempre inquadrati nella disciplina del teatro, che è un'arte, ma è un'arte che disciplina. Amira interpreta il ruolo di Penelope in questo spettacolo L'Attesa. Com'è stata questa esperienza teatrale? Per me è una bella esperienza, per me io amo teatro, sono felice di essere qui, di fare teatro con Mario, con Elena, Elisa e tutti gli altri. Una esperienza a non dimenticare per me, io ringrazio tutti. Ma io aspetto come un albero che aspetta la sua stagione. Ci troviamo presso il Teatro Comunale di Mendicino per le prove dello spettacolo L'Attesa, che andrà in scena il prossimo 22 giugno. Siamo in compagnia di Bacr, correggimi se sbaglio. Bravissimo.
Allora, come sta andando questa esperienza? Mi piace tanto, è un'esperienza per me molto importante, mi è piaciuto tanto questo teatro, anche perché è la prima volta nella mia vita che faccio un teatro, così salgo un palco e mi è piaciuto tanto. È un po', siamo lavorato tanto per ci andiamo avanti e anche devo ringraziare Mario e il suo compagno per hanno dato mano a fare questo teatro. Mi è piaciuto tanto. Dov'è Ulisse? È partito per la guerra! Da più di 10 anni ormai! Com'è il rapporto e la collaborazione con gli altri ragazzi? Buone, ho conosciuto tanti ragazzi, anche siamo stati un mano insieme. Sono ragazzi anche bravissimi.